Avellino tira un sospiro di sollievo. Raffaele Capolupo, 35 anni, noto e amato membro della comunità avellinese, si è risvegliato. Dopo giorni di angoscia e speranza, il giovane è stato estubato, segnando un decisivo miglioramento nel suo percorso di recupero. Raffaele, tifoso, appassionato e benvoluto, era rimasto gravemente ferito in un terribile incidente avvenuto domenica scorsa in via Zoccolari. A seguire le condizioni cliniche del 35enne, l'equipe del primario di rianimazione del dottor Storti. Un miglioramento delle condizioni del giovane tifoso dell'Avellino tanto atteso. Ieri sera la formazione biancoverde ha dedicato una maglia con la scritta Forza Raffaele, dalla Via Capriglia fino a quella di domenica al Duomo di Avellino, con il vicario del vescovo Arturo Aiello, Don Pasquale Iannuzzo, che esclamò dall'altare una frase chiara: fa che Raffaele possa tornare a dire Forza Lupi, possa tornare ad essere un lupo, perché a Dio tutto è possibile. Ebbene, quelle preghiere, quell'affetto oggi ha portato in dote una notizia bellissima. Attesa da tutti, finalmente Raffaele è stato estubato. Era una notizia che la città aspettava da tanti giorni e che personalmente accolgo con grande sollievo. Così il sindaco di Avellino Laura Nargi, chiaro anche il passaggio: forza Raffaele, ti rivogliamo tra noi, la città è tutta con te. Ora sono tutti in attesa di rivedere quel giovane che con il suo sorriso e la sua chitarra ha incantato la città.